ridurrà i posti di lavoro in attività di tipo ripetitivo piuttosto che in attività operative legate alla fatica o altro, ma crea un indotto di professionalità e di lavoro che sicuramente compenseranno abbondantemente le perdite di attività operativa legate ai processi di automazione. E questo lo si vede in tantissime imprese dove oltretutto l'intervento della tecnologia ha consentito comunque di ridurre il costo del lavoro per unità di prodotto e quindi in buona parte poi di poter costruire volumi e anche sviluppo quantitativo e quindi di recuperare in parte anche il personale, oltre che di determinare processi di trasformazione delle competenze del personale, da personale puramente operativo a personale in grado di intervenire sull'automazione, su macchinari e su sistemi complessi in modo tale che possa fare interventi di automanutenzione, di programmazione, di cambi formato e quindi ha elevato le competenze e la qualità del lavoro.